un peggioramento generale della salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza e l'impatto del Covid in particolare nei bambini con disturbo dello spettro autistico per i quali la pandemia ha comportato cambiamenti drastici nella routine quotidiana, ma soprattutto nell'accesso alle terapie. I bambini che hanno dovuto interrompere per più tempo i percorsi riabilitativi, ha spiegato Alessandra Carta, neuropsichiatra dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, hanno mostrato una perdita delle autonomie raggiunte e proprio la... Neuropsichiatria infantile dell'azienda di Viale San Pietro ha partecipato a uno studio che ha coinvolto un grande gruppo di ricerca internazionale, i cui risultati sono stati pubblicati nei giorni scorsi sulla più importante rivista scientifica specializzata, Molecular Autism. Il lavoro, che ha visto la collaborazione dei massimi esperti di autismo nel mondo, ha coinvolto oltre 2.000 bambini e nella provincia di Sassari ha interessato 30 famiglie. La gravità dei disturbi legati alla pandemia non era tanto eh, legata alla gravità del tipo di autismo del singolo bambino, ma quanto alla penuria, alla carenza, diciamo al deficit dei sistemi assistenziali locali. Cioè, dobbiamo creare dei sistemi assistenziali idonei per i nostri ragazzi, perché nel caso di un altro evento sfortunato come il Covid, chi ne pagherà di più saranno quei bambini che vivono in aree disorganizzate dove per esempio eh, non si è fatta la telemedicina, noi siamo partiti da subito con la telemedicina e questo ha fatto sì che molti di questi ragazzi non, eh, non si aggravassero così come invece è successo per altri che sono stati letteralmente quasi insomma, abbandonati. Quanto all'incidenza dell'autismo nella provincia turitana si riscontra un caso ogni 50-60 bambini, un dato molto alto rispetto alla media nazionale che è di uno ogni 77.